Buonasera a tutti, benvenuti all'apertura del ciclo Luoghi Comuni, ciclo che proseguirà fino al 6 dicembre di quest'anno a cura dei filosofi Remo Bodei, professore di filosofia alla Università di California e componente del comitato scientifico della Fondazione Garrone, e Nicola Vassallo, docente di filosofia all'Università di Genova. Un ciclo per andare oltre la banalità e collocare la filosofia in quei luoghi dove i cittadini si scambiano merci e parole, ma anche per combattere l'idea che tutte le opinioni siano equivalenti. Infatti si tratta di 7 incontri su 7 concetti fondanti la società civile: la vita, quello di oggi, solidarietà, bellezza, felicità, potere, giustizia e sessualità. Un ciclo che nasce dalla felice collaborazione tra pubblico e privato, e quindi tra Palazzo Ducale, Fondazione Cultura e la Fondazione Edoardo Garrone, per un'iniziativa che vuole anche essere un'indicazione verso un modo e un indirizzo su come reagire alla crisi di questo periodo, in un momento in cui si tende a banalizzare tutto. Come ci diranno Luca Brozzani, presidente di Genova Palazzo Ducale, Fondazione Cultura, e Paolo Corradi, direttore generale della Fondazione Edoardo Garrone. Brevissimamente, perché siamo qui per ascoltare Stefano Rodotà, che ringrazio di essere nostro ospite. Il rovesciamento di senso mi pare importante. Luoghi comuni non come banalità, come stereotipi, ma come spazi del confronto, dove si intreccia il dibattito pubblico e la riflessione sulla nostra vita quotidiana. E devo dire che sarebbe bello se anche la politica seguisse questo rovesciamento. Se si passasse dagli stereotipi a una riflessione sulla realtà che ci circonda. Questo ciclo di incontri segna, e questo è l'unico motivo, come dire, del mio saluto, segna una collaborazione nuova e importante tra Palazzo Ducale e Fondazione Garrone. Tante volte abbiamo lavorato insieme lo scorso anno, l'anno precedente, ma quest'anno sarà una collaborazione più forte che si passerà attraverso cicli diversi. E come veniva detto, io credo che sia una cosa importante, un legame pubblico-privato per affrontare meglio la crisi, per non costruire autoreferenzialità, ma anche la messa in evidenza di un obiettivo comune, perché quando si lavora insieme ci deve essere un obiettivo comune. E l'obiettivo comune è quello su cui siamo cresciuti in questi anni, cioè che è necessario tenere aperto uno spazio dove le parole sono vere, dove si ci misura con la riflessione e con un linguaggio che non è quello della televisione. Ed è da questo punto di vista che, con quella convinzione che fare cultura pubblica sia cultura per tutti e ogni parola, anche difficile, perché abbiamo bisogno di parole difficili, ma devono essere appunto ascoltabili e accessibili a tutti. Questo è il senso di una collaborazione che vedrete nel corso dell'anno e dove i temi sono tutti quelli del vivere pubblico, di come cambia il mondo, delle trasformazioni dell'economia e del pianeta. Grazie di essere qui e grazie ancora al nostro ospite. Direi che Luca Borzani ha già spiegato molto bene quello che stiamo facendo insieme, quello che andremo a fare anche in futuro. In una collaborazione che non solo significa positività nel rapporto pubblico-privato, ma significa anche desiderio di cambiare qualcosa anche in questa città che di cambiamenti ne avrebbe bisogno molti. E non è un caso se tre dei cicli che affronteremo quest'anno, che affronterà la Fondazione Palazzo Ducale insieme a noi, riguarderanno proprio il cambiamento urbanistico, il cambiamento della terra e anche, forse soprattutto in questo momento, il cambiamento dell'economia. Come si trova di fronte alla crisi e quali ricette, fra virgolette, per uscirne. Per quanto riguarda la Fondazione Garrone, questa è la prima esperienza significativa su Genova che riguarda la filosofia. Di filosofia ci siamo occupati a Siracusa, continuiamo a occuparcene con un premio ogni anno. L'anno scorso abbiamo fatto, grazie all'iniziativa di Remo Bodei, un bel ciclo nel mezzogiorno sui filosofi della Magna Grecia, ma volevamo portare a Genova qualcosa di significativo e intenderemmo se il successo notevole anche di oggi ci aiuterà a portare qualcosa di più importante ancora poi l'anno prossimo. Per
cioè alla fine del 2012. Grazie ancora al professor Rodotà per la sua presenza, grazie anche a Remo Bodei e a Nica Vassallo che sono stati i perfetti curatori di questa iniziativa, e siamo ansiosi di sentire innanzitutto il professor Rodotà, quindi grazie di essere qui. Bene, ora invito il professor Stefano Rodotà, professore emerito di diritto civile all'Università La Sapienza di Roma, che appunto si confronterà con una domanda fondamentale, con una questione fondamentale: chi ha il governo della vita? La buona educazione vuole che ovviamente si ringrazi dell'invito, ma per me stasera, almeno alcuni dei presenti lo sanno, è un ringraziamento particolare, perché io a Genova ho insegnato 4 anni, credo forse è stato il periodo dal punto di vista accademico più interessante della mia vita, e ci sono persone con le quali ho lavorato da allora e continuo a lavorare. Non voglio dire che c'è un filo di emozione, ma forse questa è la verità. Poi che devo dire di questa sala? Mi fermo, perché le cose da dire sono troppe, e allora meglio non dico non sprecare le parole, perché le ho dette con grande sincerità, ma entriamo in questo ginepraio. Comincio con una domanda inevitabile e difficilissima: come si può parlare della vita? È stato pubblicato da pochissimo un libro di un filosofo francese, e che si apre proprio la prima riga con un interrogativo ancora più radicale. La domanda è questa: la vita non sfugge forse al pensiero? Ora, la vita dunque porrebbe un limite al pensiero, o al meglio all'espressione del pensiero, che poi sono le parole con le quali, voi sapete, Wittgenstein spiega il suo invito famosissimo, troppo citato magari: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ma della vita non si è mai taciuto, è stata sempre un oggetto intensissimo di pensiero, di azioni, di regole concrete. E forse è utile ricordare che negli ultimi tempi, in una discussione che più che in Italia si sta svolgendo, ma l'Italia non è assente da questa discussione, si sta svolgendo tra giuristi e scienziati, si è messo in evidenza quello che alcuni hanno chiamato il palinsesto della vita, sia stato scritto per 5 millenni sostanzialmente dai giuristi, dal codice di Hammurabi, dalle tavole di Mosè, fino alla legislazione che noi viviamo. Ma c'è un passaggio che modifica la qualità della scrittura di questo palinsesto della vita, anzi, sempre più intensamente questo palinsesto viene scritto dalle scienze della vita, dalla biologia in primo luogo. Questi studiosi a cui ho fatto riferimento fanno una datazione molto recente, dicono in realtà questo cambiamento di passo e questa scrittura del palinsesto della vita da parte degli scienziati ha una data precisa, il 1953, quando due biologi, Watson e Crick, decifrano la struttura del DNA, e quindi vanno a fondo della vita, del modo in cui biologicamente si costruisce. E Michel Foucault, che a questo ha dedicato particolare attenzione, anzi è diventato in qualche modo influentissimo in questi dibattiti, aveva ragionato in un modo non identico, ma tutto sommato aveva anche lui visto la rottura, il cambiamento addirittura di paradigma epistemologico con la nascita della biologia, che lo individuava all'inizio dell'Ottocento con Cuvier. E allora vale la pena di leggere una delle affermazioni, tantissime,
non, poi è una storia complicata quella di Foucault. Comunque lui scriveva: se la biologia era sconosciuta era per una ragione assai semplice, la vita stessa non esisteva, esistevano soltanto esseri viventi, apparivano attraverso una griglia del sapere costituita dalla storia naturale. Quindi, e qualcuno ha scritto un libro, in italiano questa volta, il cui titolo è La vita, un'invenzione recente. Come dobbiamo muoverci rispetto a questo modo di rispondere alla domanda come si può parlare della vita? C'è chi dice che non si può neanche pensarla, c'è chi dice che c'è una data precisa molto vicina a noi, il 53 o l'inizio del 1953 o l'inizio dell'Ottocento, e da quel momento in poi comincia l'attenzione per la vita, che poi è l'attenzione per il corpo. E però appunto quel palinsesto della vita scritto dai giuristi ci dimostra qualcosa che poi è al cuore delle riflessioni a cui ho fatto riferimento, e cioè che sul corpo e quindi sulla vita delle persone si è sempre esercitato da parte di poteri diversi una presa violenta, considerandolo un oggetto disponibile per i diversi poteri, che era il potere politico, il potere militare, il potere della scienza, il potere medico, il potere della religione. Ho citato il codice di Hammurabi, il codice di Hammurabi è pieno di norme giuridiche che si occupavano del corpo, dalla nascita, potremmo dire la maternità di sostituzione, perché c'è un passo del codice di Hammurabi che è vicino a quello che la Bibbia dice a proposito di Sara, e cioè la nascita. Io avrò un figlio da te, Sara dice della schiava, un figlio da te non avrà da lei, non è lei che partorisce, ma c'è questo gioco intrecciato dei corpi che fa nascere poteri, regole giuridiche nuove. È vero però che le parole nuove hanno invaso il dibattito pubblico. Abbiamo metabolizzato la parola biologia, e però ci sono almeno tre parole nuove che ci accompagnano, che sono appunto biopolitica, e qui è Foucault, bioetica, e qui è una storia a quale farò qualche riferimento, biodiritto, tutte e tre con questa radice comune, bios, vita, sulla quale tornerò tra un momento. E c'è un problema, la biopolitica, Foucault come impadronirsi dei corpi, della vita, delle persone, l'esercizio del potere, la bioetica è il tentativo di arginare il potere della biologia, il biodiritto come passaggio alle regole sociali. E qui ci sono storie che si intrecciano, perché la bioetica ha soprattutto un'origine negli Stati Uniti, ha origine nella filosofia morale, principio di autonomia, il principio di beneficenza, cioè apportare benefici, il principio mal tradotto di maleficenza, cioè il problema di far diventare le acquisizioni della scienza qualcosa di aggressivo per la vita delle persone. Siamo sul terreno classico della filosofia morale. Quando, per così dire, approda in Europa, mi scuserete di molte semplificazioni, ma il tema è così largo che io devo servirmi di semplificazioni, anche di qualche salto e di qualche schematizzazione un po', diciamo, indecente. E quando approda in Europa, questo dibattito incontra una cultura che era molto intrisa invece di una tradizione giuridica che si riteneva dovesse accompagnarsi a qualunque tipo di riflessione. E qui emergono, accanto ai principi classici della filosofia morale, dei principi che sono quello del consenso, che sono categorie propriamente giuridiche: il consenso informato, il divieto di fare del corpo oggetto di mercato, la tutela dei dati personali. A questo punto voi vedete che c'è un'integrazione
e il biodiritto non può fare a meno della riflessione bioetica, così come la riflessione bioetica ormai ha incorporato queste categorie che vengono fuori dalla tradizione giuridica. Dunque il palinsesto della vita, se vogliamo continuare a usare queste espressioni, ormai è scritto a più mani. Ma di quale vita stiamo parlando? E qui torna un riferimento che di solito nella discussione che si svolge è legato alle due parole greche, bios e zoe. La prima, bios, è il semplice fatto del vivere, la vita biologica, la vita naturale. La seconda, zoe, invece, la forma o la maniera del vivere, che è cosa che non prescinde ovviamente dal substrato biologico, ma che, diciamo, lo arricchisce, lo completa, lo avvia in altre direzioni. L'espressione può essere poi riassunta, il problema può essere riassunto nella contrapposizione che si fa biologia o biografia, cioè il semplice dato naturale o il vivere della persona con tutto ciò che questo porta con sé. Non un'alternativa, ma attraverso questa riflessione no al riduzionismo. La persona non può essere mai ridotta alla sua base biologica. E quello che è avvenuto invece nel secolo passato, la riduzione della persona a puro dato biologico, per esempio ad opera delle teorie razziste, ci sono biologie accettabili e biologie non accettabili, ha fatto sì che quelli che erano biologicamente considerati con connotati negativi diventavano oggetto puro di qualsiasi potere, e la tragedia voi la conoscete bene. Allora, a questo punto, per cercare non di uscire da questi problemi ma di andare un po' oltre, la vita biologica e l'esistenza ci aiuta, come in tanti casi, questa volta sì, quello che ha scritto Walter Benjamin, cito: falsa e miserabile è la tesi che l'esistenza sarebbe superiore all'esistenza giusta, se esistenza non vuol dire altro che la nuda vita. E aggiunge: l'uomo non coincide infatti in nessun modo con la nuda vita dell'uomo, anzi nemmeno con l'unicità della sua persona fisica. Che cosa si vuol dire? Si vuol dire una cosa particolare, e cioè che rispetto alla vita biologica, la vita intesa come esistenza complessa, biografia, costruzione della personalità, eccede la nuda vita, c'è qualcosa di più, ed è su questo che noi ci dobbiamo in qualche modo piegare. E quindi le definizioni che continua ad andare i biologi, ne cito una di quelle che hanno, come dire, più circolazione corrente, non ci aiutano in questa direzione, perché quando si dice la vita è definita dal possesso di quelle proprietà che sono necessarie a garantire l'evoluzione per selezione naturale, siamo tornati al dato puramente biologico. E questo ci fa fare un altro passo avanti. Primo, è inserito un elemento qualitativo. Non si parla più semplicemente di vita. La vita può essere nuda, ma può essere poi la vita buona, la vita privata, la vita degna di essere vissuta. E poi ancora il tenore di vita, la qualità della vita, tutte formulazioni che, di nuovo, si oppongono al riduzionismo biologico. E questa parola esistenza, che cammino ha fatto? È entrata soltanto nelle riflessioni, ho letto le parole di Walter Benjamin, oppure no? L'esistenza puramente fisica o le condizioni del vivere? E se noi guardiamo proprio molto rapidamente qualche testo giuridico, che sono poi il precipitato storico di una cultura, del modo in cui un contesto si è via via determinato, troviamo, io faccio solo qualche riferimento a costituzioni dell'immediato dopoguerra per una ragione che comprenderete tra un momento, la Costituzione francese del 1946 usa la parola esistenza e dice nel preambolo, parla di mezzi adeguati per l'esistenza.
nella dichiarazione del 48, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nelle Nazioni Unite, voi trovate la formula esistenza conforme alla dignità umana, tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere. In questo modo l'esistenza, come voi vedete, è inserita in un contesto, in una serie di relazioni, collegata con una serie di condizioni che poi credo trovino, non per piccola come dire, orgoglio nazionalista, la migliore espressione che si trovi nei testi costituzionali del tempo che stiamo vivendo, nell'articolo 36 della Costituzione italiana. L'articolo 36 della Costituzione italiana apparentemente si occupa di una questione particolare, che è la retribuzione del lavoratore. Ma voi sapete che la Costituzione italiana si apre con le parole: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e quindi tutto ciò che attiene al lavoro assume immediatamente un valore generale. Che cosa è scritto nell'articolo 36 della Costituzione? Che la retribuzione deve servire a far sì che il lavoratore e la sua famiglia possano avere, queste sono le parole chiave, un'esistenza libera e dignitosa, non una qualsiasi esistenza. Ecco, la Costituzione italiana non parla mai, non usa mai la parola vita, ma usa la parola esistenza collegandola a due principi fondativi della civiltà, non soltanto della civiltà giuridica, che sono la libertà e la dignità. Sulla dignità tornerò più avanti, ma voglio ricordare le parole, quel libro grandissimo, che Se questo è un uomo di Primo Levi, ci sono parole straordinarie: per vivere occorre un'identità, ossia una dignità. Dignità e vita non sono separabili. E allora, che succede? Che l'artificio del diritto trasferisce l'esistenza in una dimensione diversa dalla sua definizione in puri termini di biologia o di natura. La definizione naturalistica della vita non ci aiuta, è insufficiente, è impari al pensare la vita, così come una lunghissima tradizione ce l'ha affidata. Naturalmente questo non significa separare l'esistenza dalle sue condizioni naturali, ma vuol dire che queste non esauriscono i caratteri, e anzi proprio la materialità dell'esistere esige che vengano presi in considerazione, che riguardano la persona nel suo rapporto complessivo con gli altri e con il mondo. Non è soltanto un'entità biologica alla quale viene affidata la vita. E nel contesto italiano, bisogna dirlo di nuovo con una lungimiranza e una qualità culturale della riflessione, culturale in senso, nel senso più largo del termine, non solo giuridica, la troviamo nell'articolo 3 della Costituzione, quando la dignità viene definita dignità sociale, quindi non qualcosa di impregnato di un connotato puramente naturale, ma un contesto di relazione, non una qualità innata della persona, ma il risultato della costruzione che muove dalla persona, integra relazioni personali e legami sociali e impone la considerazione all'interno del quale, del contesto complessivo all'interno del quale l'esistenza si svolge. Tutto questo è stato reso possibile e centrale nella discussione culturale da quella che è stata chiamata la riscoperta del corpo. Il corpo ha oggi, nella discussione pubblica, ma in una discussione pubblica che non è solo quella dei giuristi, dei filosofi o degli scienziati che si occupano di problemi, ma pensate soltanto a un aspetto molto significativo e importante, che è la body art, il modo di usare il corpo nell'espressione artistica. Questa centralità del corpo deve molto certamente all'emergere di questa corporeità attraverso la biologia e la genetica, ma credo che uno degli elementi fondativi
di questo diverso modo di affrontare la questione, di mettere il corpo al centro, è riconducibile senza nessun possibile dubbio al pensiero delle donne. E però qui di nuovo un interrogativo può venire fuori, l'interrogativo legato al fatto: ma se questo ci è rivelato dalla biologia, non stiamo ritornando alla nuda vita di cui ci parlava Benjamin? No, in realtà la corporeità come elemento della vita fa emergere un soggetto incarnato e non disincarnato, non un soggetto astratto separato dalla stessa materialità della vita, ma invece qualcosa che ci consente di descrivere, di conoscere meglio il mondo e i generi che lo popolano. E allora questo primo perimetro della questione, molto sommario, e questa considerazione non astratta della vita ci porta a un interrogativo: chi governa la vita? Ora, da sempre il corpo è stato un campo di battaglia, il luogo di un conflitto dove si confrontano diversi padroni della vita, l'ho già detto, e l'oggetto polemico è rappresentato sempre dalla pretesa della persona di governare liberamente la propria vita, di far valere il proprio diritto all'autodeterminazione. A questa affermazione si è sempre opposta una serie di argomenti: la vita non è tua, è di altri, di un Dio che te l'ha donata, di uno Stato che se ne impadronisce, di una società che vuole controllarla, di un potere medico che pretende l'esclusività della cura. Questa è la descrizione di vicende che sono tutt'altro che esaudite. E devo dire che se noi guardiamo l'iconografia tradizionale, antichi scritti, noi ritroviamo proprio fitti di descrizioni, soprattutto l'iconografia, i quadri, che ci mostrano figure diverse che si contendono il corpo. La virtù è il diavolo, il sacerdote è il principe, il medico è il soldato, le donne tentatrici e i mercanti avidi sono tutti lì intorno a una spoglia privata di libertà e di autonomia, quasi a simboleggiare una sorta di impossibilità di sciogliersi pienamente da una fitta rete di legami che più che circondare avvinghiano la vita. Allora la sovranità sul sé diventa un tema capitale. Sovranità e proprietà sono parole che non da oggi accompagnano la definizione del nostro rapporto con il corpo e attraverso questo con la vita tutta intera. Lo sapeva bene John Locke quando parlava di un uomo, cito, padrone di se stesso e proprietario della propria persona e delle sue azioni e del proprio lavoro. Qui finita la citazione. E intorno a questo tema si è affaticata assai la scienza giuridica, prima assai incerta, poi ben decisa a liberare corpo e vita dal terribile involucro proprietario. All'origine questo era servito, ritenere che ci fosse una proprietà sul corpo era servito, era valso a individualizzare il potere sulla vita e a sottrarlo a poteri esterni. Il potere è unicamente quello della persona interessata e così questo potere veniva laicizzato e lo proiettava in una dimensione dove quel potere di disposizione conquistato dal singolo serviva poi però soprattutto a legittimare l'alienazione della sua forza lavoro. La persona è proprietaria della forza lavoro e la mette sul mercato. E quindi, vedete, è pieno di contraddizioni questo percorso. Attraverso il momento della liberazione c'è anche la consegna della persona attraverso il lavoro alla dimensione mercantile. E allora oggi, riflettendo, che non è quello della proprietà ma quello della personalità il contesto all'interno del quale deve essere collocato il governo della vita, non subordinazione al mercato ma subordinazione alla costruzione della personalità. In essi sono molti, molto difficili e io in questi casi chiedo sempre aiuto a Montaigne, perché tra le migliaia infinite e mai esaurite definizioni della vita ce n'è una che mi ha, come dire,
accompagnato per una ragione che vi dirò subito. Montaigne dice che la vita è un movimento ineguale, irregolare e multiforme. Perché mi ha accompagnato? Perché questa è una sfida al giurista e al diritto, che voi sapete che il diritto vuole essere e deve essere per certi aspetti uguale, regolare e uniforme, esattamente il contrario di ciò che è la vita. Allora come entrano in relazione queste due dimensioni? È una sfida al diritto, ma che indica la via da seguire. Nella sua singolarità, unicità, irripetibilità, la vita deve essere legata alla persona che l'incarna, dunque liberata dalla presa dei poteri esterni. Abbiamo, se così posso dire, l'individualizzazione della vita a questo punto. E per esempio gli stili di vita diventano anche una categoria giuridica, perché gli stili di vita, come la persona è unica e irripetibile, gli stili di vita sono unici e ripetibili, anche quando sembra che noi ci arrendiamo al conformismo, alla logica della pubblicità, alla pressione della chirurgia plastica, ciascuno interpreta tutto questo a suo modo. Allora, per capire questo discorso sui poteri, devo fare due piccoli esercizi storici, molto sommari, con salti all'indietro molto lunghi. Il primo ci porta al 1215, alla Magna Carta, dove c'è la promessa che il re fa, sembra ogni uomo libero, ma in realtà la Magna Carta è negoziata con una minoranza, gli abbati, i vescovi e i nobili. La promessa qual è? Non metteremo e non faremo mettere la mano su di lui se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese. Qui che cosa c'è? C'è un fatto importante. Rispetto alla disponibilità della vita e del corpo delle persone, un'autolimitazione del potere del sovrano. Che però che cosa ci dice? Che prima questo potere veniva usato in modo aggressivo nei confronti del corpo e della vita delle persone. Un altro salto all'indietro, questa volta ancora più acrobatico, 4 secoli prima di Cristo, Ippocrate, che voi sapete era uno dei tanti capi di scuole mediche, scrive il giuramento che poi accompagnerà e continua ad accompagnare la professione del medico, il giuramento, dove si dice, tra l'altro, sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio e mi asterrò dal recar danno e offesa. E aggiunge: in tutte le case che visiterò entrerò per il bene dei malati astenendomi da ogni offesa e da ogni danno volontario. Come il potere sovrano, dunque il potere politico, si era autolimitato nel confronto del corpo, qui il medico si autolimita nei confronti del corpo del paziente. Ma di nuovo, se c'è bisogno addirittura di un giuramento, vuol dire che i comportamenti non erano certamente rispettosi. L'autolimitazione da sola non funziona. E chi ce lo svela? Ce lo svela il processo ai medici di Norimberga nel 1946. Non c'è stata soltanto la Shoah. C'è stato anche l'uso del potere medico su basi giuridiche, attenzione, ma la base giuridica era stata quella che vi ho ricordato. Ci sono dei soggetti biologicamente inferiori che possono diventare oggetto di impossessamento da parte del potere politico e del potere medico. Da questo nascono le sperimentazioni terribili, che naturalmente hanno per oggetto corpi particolari. Sono gli ebrei, sono gli zingari, sono gli omosessuali, sono i dissidenti politici. Questo è l'oggetto. Ha fatto bene Marco Paolini a rileggere alcune pagine di quei verbali, perché credo che noi non possiamo perderne memoria. E qual è la reazione? La reazione è quello che si chiama
il codice di Norimberga, scritto, non è un codice in senso tecnico, non è un documento giuridico, è un documento che la comunità internazionale, la comunità scientifica internazionale, di fronte a alla scoperta di questo orrore e quindi all'inadeguatezza dell'autolimitazione, che il potere politico, che si era autolimitato con l'habeas corpus già dal 1215, era andato avanti senza nessuna rispetto del corpo e della vita delle persone. L'autolimitazione, il giuramento di Ippocrate fatto anche da quei medici nazisti, l'autolimitazione non vale. E allora si scrive una carta, la parola codice ha sempre una grande forza simbolica, evocativa, e quindi si usa in queste grandi occasioni, che si apre con queste parole: il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente necessario. Capovolto il rapporto medico-paziente. Fino a quel momento il paziente era oggetto del potere del terapeuta, che stabiliva se, come e quando curare, senza avere neanche il dovere di informare il paziente. Da questo momento in poi, si è detto giustamente, nasce un nuovo soggetto morale, che il soggetto morale è colui la cui volontà vale nel mondo all'interno del quale si muove, anzi la sua volontà è punto imprescindibile. Ricordo questo perché mi sembra che c'è poi un comune atto fondativo nella liberazione dal potere politico e dal potere medico, ed è una reazione proprio alla riduzione dell'uomo a nuda vita, a esistenza biologica, a puro oggetto del potere. Ci si libera in qualche modo anche dalla biologia in quel momento. Ora, questa però è un'insidia che ci accompagna, e però devo tornare di nuovo alla Costituzione italiana, perché questo comune atto fondativo trova di nuovo nell'articolo 32 della Costituzione una formulazione che oggi è stupefacente. Io devo dire, fino a poco tempo fa, se voi leggete, chi fa questo nostro mestiere di giurista, un mestiere poi che non va, c'era Massimo Severo Giannini che ogni tanto voleva far sbollire i furori e gli orgogli dei giuristi e diceva: attenzione, a noi serve poco più che chiodi e spago per muoversi. Naturalmente lo diceva con l'orgoglio di chi sapeva che questo non era assolutamente vero, però ogni tanto è bene indicare limiti all'orgoglio umano. E l'articolo 32 della Costituzione si chiude con parole che, se voi andate a guardare i commentari, i trattati di diritto costituzionale, fino a pochissimo tempo fa nessuno prendeva in considerazione. Eppure le parole sono queste: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In nessun caso. Badate che quando questa questione viene portata davanti all'Assemblea Costituente, non da pericolosi sovversivi, perché i presentatori erano Aldo Moro, è una persona che Genova ha conosciuto bene, che è stato Paolo Rossi, che ha insegnato qui diritto penale con grande successo per molti anni, ma non era certamente un estremista. Perché lo fanno? Perché c'è in quel momento, loro stanno discutendo di queste cose nel 1946-47, di fronte a loro c'è il processo ai medici di Norimberga, e sanno che non se ne può uscire con la mossa classica dell'autolimitazione del potere. Per esempio, qual è un'autolimitazione del potere politico che poi usa la legge? Stabilire determinate maggioranze. La regola della maggioranza non può valere quando si incontra il corpo e la vita delle persone. E lì si dice proprio questo. E all'interno dell'Assemblea Costituente c'è chi si scandalizza, potremmo dire oggi in modo trasversale o bipartisan, che dicono: ma come? La natura del Parlamento, come si dice o si diceva della madre dei parlamenti, cioè del Parlamento inglese, è poter fare tutto. Allora si aggiungeva: salvo che cambiare uomo in donna, è una battuta troppo facile pensando oggi alla normativa che c'è,
in tanti paesi, anche in Italia, sul transessualismo, sul transgenere. E si diceva non è ammissibile un'autolimitazione del potere legislativo, questa volta non attraverso gli strumenti tradizionali, ma dicendo la legge in alcuni casi non può essere usata, quando di fronte ad essa c'è la persona umana che deve essere rispettata. Non c'è in nessuna Costituzione al mondo una affermazione così forte, che però rispecchia il clima del tempo, ma non nel senso che è, come dire, confinata a quel tempo e dunque oggi superata. No, è come tante volte la consapevolezza e la capacità di tradurla poi in 10 parole di diritto, straordinaria eloquenza del linguaggio giuridico, che non è detto che debba essere ridotto a quello che oggi conosciamo, la indicazione che l'autolimitazione del potere non basta e che ci deve essere un vincolo radicale. La politica si vede precluso un campo, il potere politico non può entrare lì, come non può entrare il potere medico per effetto del riconoscimento del consenso informato. Ecco perché dico che c'è un comune atto fondativo di liberazione dalla politica e dal potere politico e dal potere medico, ma anche dal potere puramente biologico, perché qui non c'è più la riduzione della persona alla sua biologia, ma la persona umana da rispettare nella sua libertà e nella sua dignità. Ed è su questo, lungo questo sentiero, che si muove la Corte Costituzionale quando alla fine del 2008, quindi con una sentenza molto recente, afferma qualcosa che già si poteva intravedere in altre decisioni della stessa Corte Costituzionale, ma lì è detto in modo frontale e definitivo: l'autodeterminazione è un diritto fondamentale della persona. Questo è un altro passaggio che accompagna, deve accompagnare la riflessione sulla vita, perché quel famoso palinsesto a questo punto viene iscritto intorno al potere individuale del soggetto. Poi vediamo quali sono i problemi che tutto questo pone. E nello stesso tempo si pone, attraverso una serie di meccanismi, attraverso una serie di documenti internazionali, la Carta di Oviedo, la dichiarazione dell'UNESCO sul genoma umano, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'uscita del corpo, delle sue parti e dei suoi prodotti dalla dimensione di mercato. La dignità e la libertà della persona non possono essere assoggettate alla logica di mercato. È il fondamento, per esempio, grazie al quale la donazione di organi tra vivi, per esempio quella di un rene, è ammessa, perché è l'espressione di una solidarietà tra le persone che comporta un gioco sulla vita molto complesso, ma non può essere accettata invece la vendita degli organi, perché, come è stato detto giustamente, questo significherebbe che gli abbienti si possono impadronire della vita e del corpo delle persone deboli e povere, perché nessun ricco vende un rene, nessuna ragazza ricca fa la madre di sostituzione, come accade negli Stati Uniti. E questo fatto di tenere fuori dal mercato significa non ci torneremo, perché altrimenti io mi abbandono al mercato e tutto sommato legittimo tutto quello che può essere anche contrario alla libertà e alla dignità della persona, trincerandomi dietro un distorcente modo di guardare alla libertà, perché la libertà della persona che deve sopravvivere, del contadino indiano turco al quale che vende uno dei suoi reni per sopravvivere, non certamente una condizione di libertà. Seguiamo però un altro tragitto ancora, e questa volta approdo proprio a Genova, uno dei suoi figli, cioè Giuseppe Mazzini, perché io ho parlato di diritto all'esistenza, che oggi è diventato uno dei riferimenti
sempre più frequenti nella discussione pubblica, guardate, non solo nella discussione giuridica, perché il problema che si è in questo momento particolarmente acuito per la difficoltà del vivere determinato, lo sappiamo benissimo, per esempio dalla crisi economica. Ora, nei doveri dell'uomo, nell'introduzione si parla del diritto all'esistenza come primo inviolabile diritto di ogni uomo. E questa formula però può anche, come alcune altre che ho ricordato prima, avere una doppia faccia, un'ambiguità, prestarsi a operazioni molto diverse. Da una parte si può richiedere, come poi abitualmente si fa, almeno nella maggior parte dei casi, una tutela integrale della persona. Oppure si può pericolosamente usare questo argomento e questo riferimento al diritto all'esistenza dicendo servono provvedimenti, solo provvedimenti necessari ad assicurare un minimo vitale. Vedete che torna la biologia. Io devo consentire la sopravvivenza delle persone, un'esistenza minima, mi posso fermare qui. Questo è il rischio presente in alcune accentuazioni del riferimento al diritto all'esistenza. Ma io vi ho già detto come la Costituzione sia contraria alla Costituzione per avere un riferimento puntuale, ma non c'è bisogno di fare riferimento solo alla Costituzione, ma serve ad ancorare tutto questo nella discussione pubblica, contrasta l'idea di un'esistenza come puro fatto biologico, ma l'associa a libertà e dignità ed esclude che si possa lavorare su una sorta di grado zero dell'esistenza. L'esistenza, la vita hanno bisogno di questa diversa dimensione. Ma qual è allora oggi lo spazio dell'esistenza? Lo spazio dell'esistenza è il luogo dove si svolge la vita. Ancora riferimento a un titolo di un'americana, Sherry Turk, che parla di un libro di qualche anno fa che si intitola La vita sullo schermo. Oggi noi sappiamo che questa dimensione si è dilatata, lo schermo era allora solo lo schermo del computer utilizzato secondo le tecniche e le modalità del tempo, oggi è la vita nella rete. Allora una vita, dobbiamo dire, perennemente e sempre più intensamente scissa tra il naturale e l'artificiale, tra il pubblico e il privato. La domanda è allora, qual è lo spazio? E la moltiplicazione degli spazi non porta con sé anche una moltiplicazione delle vite, cioè molte vite? E naturalmente l'autonomia individuale può spingere a pretendere, per esempio, la cancellazione della nostra storia, una ripulitura del passato da tutto ciò che noi percepiamo come sgradevole, con un diritto di autorappresentazione che obblighi tutti gli altri a vederci solo come vogliamo, perché questo è un problema. Noi non vogliamo che gli altri ci vedano in modo diverso da come noi vogliamo essere visti. Oggi c'è una battuta con la quale si cerca di descrivere questa situazione dicendo fino a un certo punto era possibile definire l'identità dicendo io sono quello che dico di essere, oggi invece la definizione è tu sei quello che Google dice di essere, perché il tuo essere nel mondo è definito dal modo in cui non solo il tuo corpo virtuale ma la tua intera vita è tracciata attraverso la presenza in rete. E questo allora ci porta a fare un altro salto, un altro passo in un'altra direzione, cioè la vita come rappresentazione pubblica. Perché è questo ciò di cui noi stiamo parlando. E l'intervento del diritto cerca, con molta fatica,
di mettere ordine in questo groviglio dove trasparenza e conoscenza sociale possono apparire, delle volte sono effettivamente una forma di violenza contro la libera costruzione della personalità. E poi l'intervento di una molteplicità di soggetti che modifica il contesto all'interno del quale noi viviamo, che ci sono diversi soggetti, si parla molto di profili, chi conosce un po' il linguaggio del marketing, della pubblicità, dice noi dobbiamo avere un profilo dei nostri utenti. Come lo facciamo? Attraverso le informazioni che raccogliamo. E quindi abbiamo profili personali, profili familiari, profili di gruppo e via dicendo. Ciascuno di noi è scisso in una molteplicità di profili che però lo riconducono proprio a ciò di cui ci si era cercati di liberare, cioè la riduzione della persona e della sua vita a oggetto. Si usa un'espressione, qual è il target di una campagna pubblicitaria? Target è una parola che è obiettivo, ma è obiettivo all'origine, è una parola che è molto associata alla tecnologia militare, l'obiettivo da colpire, cioè di nuovo la persona degradata, questa volta attraverso non le logiche del potere politico, del potere medico, ma attraverso la logica del potere, il potere del mercato. E naturalmente noi ci troviamo di fronte alla costruzione della vita da parte di altri. Quando rifletteva sulla questione ebraica, Sartre diceva: l'ebreo dipende dalle opinioni che gli altri hanno della sua vita. È una costruzione sociale a un certo punto con la quale noi ci dobbiamo fare i conti. La liberazione dalla tirannia della biologia, io sono più che la biologia, andava nella direzione io devo poter costruire liberamente la mia personalità nel mondo in cui vivo. La vita è biografia. E a questo punto invece c'è di nuovo una retrocessione. Altri costruiscono la mia vita. E allora la vita economica può avere un destino diverso da quella degli effetti, la vita della persona pubblica porta obblighi ai quali la gente comune è sottratta, la vita sullo schermo di internet consente la moltiplicazione delle identità. E in questo caleidoscopio davvero ognuno di noi è uno, nessuno e centomila. Allora, che succede di fronte a tutto questo con una vita posseduta dalla tecnologia, si dice affidata a un algoritmo? Perché come si costruiscono questi profili? Questi profili vengono costruiti attraverso formule matematiche che deducono da determinati comportamenti non solo le mie preferenze, ma questa è la frontiera più avanzata, definiscono la mia vita futura. Tu ti comporterai in questo modo, almeno io ti giudicherò per ciò che riguarda i tuoi comportamenti futuri con una proiezione probabilistica dei dati che tu mi fornisci oggi. E quindi questa volta la persona perde addirittura quella materialità riconquistata attraverso il corpo torna a essere un'entità astratta, disincarnata, affidata a tecniche probabilistiche, all'algoritmo che ci circonda. E qui ci sono delle domande però, perché voi vedete che si dice la persona è costruita dagli altri, ci sembra soltanto una metafora, ma è così, perché altri attraverso la disponibilità di tutti questi dati costruiscono me, il mio essere nel mondo. E però c'è una domanda ulteriore, se c'è un dovere o la necessità di allontanare da me tutti questi poteri e attribuire all'autodeterminazione il ruolo necessario, c'è un limite all'autodeterminazione quando essa si trasforma in un potere sugli altri. Una domanda accompagna la riflessione giuridica e non solo.
Qual è il diritto che ho di produrre l'uomo secondo il mio volere? Stabilire. Uno dei casi più noti è che io è quello di una coppia di donne che aveva deciso di avere una coppia di donne sordomute. Vivevano insieme, vivevano una vita di coppia, decidono di avere un figlio o una figlia e decidono di averla con le loro stesse caratteristiche fisiche. Donazione di seme da un loro amico, anch'egli sordomuto, nasce questa bambina che è figlia di questa coppia, se vogliamo usare questa terminologia, sordomuta. Nella discussione una delle due usa questa espressione: la nascita di una persona che parla e sente è una benedizione, la nascita di una persona sordomuta è una doppia benedizione perché trova una comunità già disposta ad accoglierla, e mentre la persona può nascere in un mondo non predisposto all'accoglienza. Io credo che questa è una frontiera difficile da varcare, perché qui è il potere sull'altro. Il caso estremo noi l'abbiamo visto nella clonazione e il rifiuto che c'è stato, perché qualcuno ha detto si priva, è stato Jonas, si priva la persona del diritto di riconoscere la propria unicità. Ma c'è questo problema, non è facile da risolverlo, perché quando io costruisco la persona, io madre portatrice di un cancro al seno con una storia familiare in questo senso, in una materia nella quale, almeno a stare quello che ci dicono i ricercatori, la ricerca scientifica è tale da poter permettere tra non molto tempo una terapia genica germinale, cioè eliminare dal corpo, dal genoma della madre o della futura madre questo gene che si trasmetterebbe alle sue figlie femmine. Questo è produrre, certo io in qualche modo ho determinato il carattere della persona che nasce, ma possiamo ritenere che questo sia un produrre l'uomo poco rispettoso dell'altro? Perché questo è un problema. Comunque la questione è capitale, e cioè lo stesso potere di autodeterminazione incontra lo stesso limite che hanno gli altri poteri quando c'è la questione della costruzione dell'altro. E andiamo, e adesso ci saranno quattro rapide conclusioni. La prima: c'è una definizione del corpo che oggi circola molto, e cioè come una macchina bioinfoneuronano, cioè nel corpo convergono ormai tutta una serie di tecnologie che non sono più soltanto quelle legate alla biologia e alla genetica, ma alle neuroscienze, all'informatica, alle nanotecnologie. E la costruzione continua di corpo e vita allora non è più soltanto quella biografica, perché io posso costruire me stesso cambiando il corpo, avviandomi verso quello che è stato chiamato il postumano e interferendo con la nascita delle specie, la possibilità della creazione di nuove specie, che addirittura nel 1627 Bacone, scrivendo un appendice Magnalia Nature della sua Nuova Atlantide, parlava esplicitamente, indicandola come un traguardo positivo, della creazione di nuove specie, ma specie all'interno della specie umana. E allora qui il problema diventa più complicato, ovviamente, perché noi ci troviamo di fronte a una serie di questioni, ve ne ricordo soltanto una. Oggi l'insieme della scienza non ha più, come ha avuto nel passato, soprattutto esclusivamente la scienza medica, in particolare nelle sue diverse diramazioni, quella di riparare il corpo della persona, rendergli meno aspra la vita, restituirgli la possibilità di una vita piena,
ma oggi la nuova prospettiva è quella del miglioramento della vita attraverso il potenziamento non solo delle capacità del corpo fisico, ma anche del corpo del cervello. E qui nasce una questione che è insieme di uguaglianza e di dignità, perché il timore tante volte rappresentato, l'utopia negativa di Aldous Huxley nel Mondo Nuovo, di una società castale su basi biologiche, certamente può diventare un problema se viene negata la parità di accesso alla possibilità di migliorare non solo il corpo, ma addirittura il cervello. Chi non potrà pagare questa possibilità di miglioramento apparterrà a una parte di un genere umano all'interno del quale sarà la genetica e la biologia a determinare le nuove gerarchie, non soltanto fisiche, ma sociali. E poi avrete sentito parlare di questo corridore Oscar Pistorius che corre con la parte inferiore delle gambe costituita da due lamine di carbonio. C'è stato un problema: può partecipare o no, o ha un vantaggio competitivo rispetto ai normodotati? Questa parola l'ho imparata, cioè quella che è la normalità biologica, doping a parte. È stato ammesso, ha partecipato agli ultimi campionati del mondo e ci dice che ormai la misura della normalità non può essere soltanto quella legata alla biologia. Attenzione, il concetto di normalità è un concetto pericolosissimo, un concetto aggressivo, un concetto che produce discriminazione. Io ho letto con grande sollievo un titolo che era ieri nella prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo era questo: la nostra vita felice e normale, storia di una famiglia con un figlio down. Ecco, c'è un'altra idea di normalità. Se noi usiamo anche qui la normalità come un criterio normativo, noi entriamo in una catena di discriminazioni. Le persone con disabilità vengono immediatamente considerate fuori dal circuito accettabile e torniamo a che cosa? Se la persona con disabilità, per esempio, si trova di fronte a una situazione che impone in qualche modo che questa sua disabilità sia o aggredita attraverso tutte le tecniche disponibili, cosa che una persona può anche non volere. Però il fatto stesso che la disponibilità delle tecniche sia accompagnata dal loro rifiuto mi ricaccerebbe in che cosa? In una condizione per la quale io non sono più degno di essere rispettato. Qui c'è un punto significativo. C'è un'altra parola che in quel titolo ci deve colpire, perché si dice la nostra vita felice e normale, non solo normale ma anche felice. E qui nella storia costituzionale c'è questa parola che troviamo nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti nel 1776, il diritto di cercare la felicità. E allora torna come orizzonte la felicità, che segna, mi pare, la massima distanza dalla vita puramente biologica. Non c'è niente di meno biologico della felicità. E allora, quel consenso informato e quella formula della Costituzione italiana che vi ho ricordato, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, non sono figlie né dell'individualismo sfrenato né del relativismo. Imputiamo tutto al potere della persona. Ricordiamo com'è nata questa vicenda. Solo la capacità di governare liberamente la nostra vita
ci mette al riparo dal rischio di essere ricacciati nella categoria degli oggetti, tra le non persone. Ci sono molti modi di criticare l'idea di una parte dei biologisti americani che discutono se la perdita della capacità di esprimere liberamente la volontà non implichi l'attribuzione a categorie di non persone. Guai a percorrere questa strada. Se noi dobbiamo per tutti rivendicare il diritto al rispetto totale del consenso informato, anche per evitare che laddove ci siano persone che non possano esprimerlo, queste persone per questo solo fatto diventano oggetto di nuovo del potere aggressivo e prepotente del potere politico e del potere medico. Quando la persona non ha potuto esprimere, la sua volontà deve essere rispettata integralmente. Il consenso informato non è la relativizzazione del valore della persona nel mondo, perché non si adegua a quella che può essere un'ideologia o una religione, ma è il massimo di valore attribuito alla persona. Naturalmente questo ci porta su quei terribili stati di confine dove il consenso viene messo in discussione. Gli stati di confine sono il nascere e il morire, e noi viviamo, questa non prendetela come una concessione, finisco tra 4 minuti perché sono già indecentemente fuori anche dalla soglia della vostra attenzione. E noi non possiamo, noi viviamo in un contesto giuridico in cui attraverso la discussione sugli stati di confine il potere politico più che il potere medico cercano di rimpadronirsi della vita. Stabilire, per esempio, se, come e quando la donna possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, se, come e quando la persona possa decidere consapevolmente, con senso informato, sul modo in cui muore. Sono gli stati di confine che noi dobbiamo prendere in considerazione, in un contesto nel quale dobbiamo evitare che il diritto sia piegato a una logica che non gli si addice. Noi che cosa abbiamo vissuto in questi anni attraverso la tecnoscienza? Sono nate situazioni all'interno delle quali le persone possono prendere decisioni, avere cioè potere di scelta, laddove prima invece c'era solo caso o necessità. L'esempio più evidente qual è? Il nascere. Prima si nasceva in un modo solo e adesso si può stabilire se, come e quando procreare. Al diritto la legge naturale è caduta, al diritto non si può chiedere. Il diritto è una tecnica artificiale, non si può chiedere di ripristinare quella situazione di naturalità che la scienza ha eliminato, perché questo è contraddittorio con le opportunità che sono offerte per il governo libero della vita. Cito da un libro di Nicholas Rose che si intitola proprio La politica della vita. La nostra individualità somatica, corporea, neurochimica diviene oggi un terreno di scelta, prudenza e responsabilità. È completamente aperta alla sperimentazione e alla contestazione. La vita non è immaginabile come una dote fissa e inalterabile. La biologia non è più un destino. E infatti nella discussione di qualche tempo fa campeggiava proprio questo dato: la possibilità di vivere la vita come antidestino. Questo è un punto estremo, con la persona che, liberata dai vincoli della naturalità, può avere quella pienezza di vita di cui parlavo prima. E naturalmente c'è una saldatura tra volontà e vita, l'autodeterminazione e il diritto in cui si incarna, la garanzia contro il ritorno prepotente del corpo puramente biologico. Devo dire, adesso non voglio fare una critica che pure meriterebbe la legge attualmente in discussione sul testamento biologico, ma è di nuovo la riduzione del corpo a biologia.
del tutto allontanata da quella che poteva essere la volontà della persona, e quindi disponibile per il potere politico, per il potere medico, per il potere giudiziario, perché ci sono delle contraddizioni all'interno di una legge che si vuole contro l'attribuzione al magistrato del potere di decidere sulla vita, e invece questo potere viene moltiplicato. Questo significa che non ci deve essere nessun ruolo pubblico, il contrario. Il ruolo del pubblico non è quello di impadronirsi della volontà delle persone. Il ruolo del pubblico è consentire che la libera espressione della volontà della persona nel governo della propria vita, e quindi la costruzione del contesto. Per intenderci, una legge che si preoccupi della negazione delle dichiarazioni della persona per quanto riguarda la fine della vita, o una legge che preveda, come è avvenuto in Francia. Il primo tipo di legge è quella di un potere che si vuole impadronire del corpo delle persone. O una legge, per esempio, che di fronte a una persona nella fase terminale della sua vita, che poi può essere quella della coscienza o non della coscienza, questa persona, la famiglia, vuole tenerla presso di sé, non ospitalizzarla, perché è molto importante. Allora si è detto, se c'è uno dei suoi familiari che decide di accompagnare questo percorso, gli sarà dovuta una indennità. In questo caso il ruolo del potere pubblico non solo è legittimo, ma è doveroso. Come parlare, piuttosto che parlare in astratto degli stati di fine vita, rendere effettivamente operative le cure palliative e la terapia del dolore, che però richiede investimenti. Ecco dov'è il ruolo del pubblico. Un ruolo del pubblico che noi lo possiamo in qualche modo, e permettete, poi il giurista deve fare il suo mestiere, e in più il giurista che in questo momento crede che il riferimento alla Costituzione non sia un riferimento retorico di lotta politica, ma il recupero di uno strumento necessario perché la scrittura del palinsesto della vita non ricada sotto la tirannia di altri poteri. Che cosa ci dice l'articolo 3 della Costituzione? L'articolo 3 della Costituzione ci dice che devono essere rimossi gli ostacoli di fatto che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Sviluppo della persona umana in qualunque fase della vita, dunque qualunque momento. E questo è il punto importante. E dunque, se la vita non deve essere oggetto di potere, questa affermazione non deve convertirsi in una, come dire, rifiuto di responsabilità da chi ha responsabilità pubblica. Questo contesto deve essere ricostruito, perché per l'entrata nel mondo, nelle sue varie modalità, ci deve essere la costruzione individuale e per qualche verso collettiva, nel senso molto circoscritto che ho indicato, questa costruzione perché tutti possano godere non della nuda vita, ma della pienezza della vita. Grazie ancora al professor Rodotà, e solo per ricordarvi che il prossimo appuntamento sarà giovedì 20 ottobre per ascoltare Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di filosofia politica all'Università Cattolica di Milano, quindi a giovedì 20 ottobre con solidarietà.